Mancano poche settimane e poi partiranno nuovamente le attività sportive per la stagione 2018-2019, ma ancora una volta dovrà essere il comune di Battipaglia a gestire i due palazzetti. Infatti, dopo 2 anni era stato predisposto il bando per l'affidamento del Palaschiavo e del Palapuglisi, che avrebbero portato all'avvio della procedura di gara, ma sembra che per alcune modifiche al bando apportate dai tecnici proprio in questo mese non abbia ancora riscontrato l'ok da parte della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini di Bellizzi. Così il comune di Battipaglia gestirà il tutto ed è stato reso noto l'avviso pubblico rivolto alle società, associazioni e agli atleti ad utilizzare le strutture nelle 6 fasce orarie infrasettimanali, dalle 15 alle 21, e durante gli orari federali nei fine settimana. Inoltre sono in via di definizione anche i costi per le attività da parte del comune. Quindi per il terzo anno consecutivo sarà ancora una volta l'ente comunale a dover gestire 2 impianti sportivi più grandi ed importanti della città.